Buongiorno a tutti, io sono Alberto Giovannini, qui accanto a me ho Stefano Fassina, responsabile economico del Partito Democratico. Nel nostro format partiamo subito con le domande da parte degli ascoltatori e delle persone che sono collegate. Io comincerei immediatamente da Elisabetta Nicolosi che ci parla da Catania. Sì, buongiorno. Allora, Buongiorno. la domanda che le volevo fare era, appunto, in caso di vittoria del PD, quali sarebbero gli interventi che lei promuoverebbe per risollevare l'economia italiana, appunto, in questo momento? Insomma, cosa volete fare per far partire l'economia e la ripresa? Ovviamente la domanda è una domanda molto ampia. Indico due piani di intervento, il secondo poi lo dettaglio un po' di più. Parto dal primo che considero prioritario, anche se se ne parla troppo poco in campagna elettorale, e il primo ha a che fare con la politica economica europea. Noi siamo convinti che vi siano delle correzioni da fare alla politica economica europea. In questi anni si è seguita una rotta, e non mi riferisco solo all'Italia, mi riferisco in generale all'area euro, che ha dato massima attenzione all'austerità delle politiche di bilancio, alla svalutazione del lavoro per recuperare competitività, con il risultato che siamo in una profonda recessione, nel migliore dei casi in Europa una stagnazione, tante imprese piccole in particolare hanno chiuso, la disoccupazione è molto cresciuta in Sì, Europa. a parte le politiche europee, che è un discorso generale, cioè i provvedimenti, credo il nostro ascoltatore volesse sapere proprio le iniziative che volete prendere qui in Italia. Sì, ora ci arrivo, però mi rendo conto che sembra evasiva la risposta, ma non lo è, perché chi pensa che noi possiamo invertire la rotta della recessione soltanto attraverso politiche nazionali sbaglia. C'è bisogno di correggere la rotta europea per dare più spazio agli investimenti, alla domanda interna europea, ed è una condizione necessaria, ovviamente non sufficiente, c'è poi l'agenda domestica. Però insisto che questo è un punto assolutamente decisivo. Non a caso l'Italia è guardata con così grande attenzione, perché un governo progressista in Italia può fare la differenza per cambiare l'agenda di politica economica europea. Dopodiché l'Italia. Noi abbiamo ovviamente tanti ambiti da affrontare, ne cito alcuni. Il primo riguarda le pubbliche amministrazioni. In questi anni la spesa è stata tagliata in modo consistente, si vede poco se uno guarda i rapporti tra spesa e PIL, perché il PIL è andato giù. Le pubbliche amministrazioni hanno bisogno di una profonda riorganizzazione, un piano industriale per ogni amministrazione, per fare in modo che le pubbliche amministrazioni possano davvero essere a servizio dei cittadini e delle imprese. Penso in particolare alla giustizia. I tempi della giustizia, l'inefficienza della giustizia sono un handicap straordinario agli investimenti delle imprese, sono un handicap straordinario all'attività produttiva. Sono capitoli importanti. Un altro capitolo importante ha a che fare con gli investimenti in infrastrutture, che servono appunto da una parte ad animare la domanda interna, a far lavorare le nostre imprese, perché oggi problema fondamentale che hanno le imprese, non solo in Italia, ma certamente in Italia in modo particolare, è la carenza di domanda. Quindi sostegno gli investimenti non utilizzando o utilizzando in misura molto limitata perché non abbiamo possibilità di risorse pubbliche, ma coinvolgendo i capitali privati negli investimenti pubblici, coinvolgendo di più la Cassa Depositi e Prestiti, utilizzando agevolazioni fiscali per favorire l'afflusso di capitali privati negli investimenti pubblici. La riforma fiscale, con la necessità di recuperare le risorse dall'evasione, che è la nostra grande anomalia rispetto al resto d'Europa, senza fare guerre di massa, ma concentrando l'iniziativa in modo mirato, noi dobbiamo puntare a ridurre, allinearci al livello medio europeo dell'evasione, che non è particolarmente basso, perché stiamo comunque parlando
di un 10% del PIL, utilizzare le risorse per ridurre le imposte sulle famiglie e sulle piccole imprese, anche qua per sostenere la domanda di consumi e sostenere gli investimenti. Va bene, allora sentiamo invece un altro ascoltatore, Enrico Strina da Roma, che ci vuole parlare. Che domanda vuole fare a Fassina? Salve Fassina, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Buon pomeriggio. Il governo Monti e Fornero, diciamo, la decliniamo così, ha effettuato una riforma dei contratti del lavoro che poi in realtà è stata più uno specchietto per le allodole, dato che poi grosse modificazioni vere e proprie non ci sono state. Lei ha dichiarato più volte che il lavoro precario costa più di quello fisso. Ci esponga la sua ricetta in breve e soprattutto... come cercherebbe di risolvere il problema di molti contratti precari, se lei, ecco, ha una formula magari unica per cercare di risolvere questo problema? Ma noi abbiamo sottolineato da tempo che il lavoro precario costa meno di quello fisso, e questa è la ragione per cui in Italia è così diffuso, perché appunto costa all'impresa, costa molto meno. Dobbiamo eliminare questo vantaggio di costo. La legge Fornero l'ha fatto in un modo che a nostro avviso non funziona e va corretto, cioè ha puntato ad aumentare il costo dei contratti privati, dei contratti precari, ma come noto questo aumento di costo è un aumento di costo che in realtà si scarica sulla retribuzione, sul compenso netto del lavoratore che non ha un contratto che gli consente di avere una retribuzione minima, un compenso minimo. Noi vorremmo agire in senso opposto, cioè ridurre il cuneo fiscale sul costo del lavoro dei contratti tradizionali, standard. Quindi questa è una modifica che vorremmo fare alla legge Fornero, ovviamente va fatta con gradualità, perché abbiamo vincoli di finanza pubblica, ma è la direzione da prendere. In particolare vorremmo migliorare il contratto di apprendistato, che è un contratto agevolato, che è un contratto che ha 3 o 4 anni addirittura di diciamo così, di avvio al termine del quale l'imprenditore poi sceglie se confermare con un contratto a tempo indeterminato il lavoratore o la lavoratrice. Quindi la cancellazione di una parte di quei contratti precari che oggi esistono è un obiettivo da perseguire. L'obiettivo più rilevante però è l'eliminazione della convenienza economica che oggi hanno i contratti precari. Una domanda simile ce l'aveva anche un altro ascoltatore che sarà collega, che presentiremo, Maria Laura Ontario, poi magari la precisiamo un attimo. Io però volevo fermarti un attimo con due domande che ci hanno state mandate per email, una da Nicola Dell'Isanti, un'altra da Vedo ActionAid Italia, ma insomma riguardano tutte e due un tema di attualità come le banche, a prescindere dal caso Monte dei Paschi, che comunque ovviamente interessa tutti quanti. Nicola Dell'Isanti ci chiede come separare il sistema politico dal sistema bancario. Le commissioni, insomma, le conosciamo, Unipol, la BNL, l'Euro Nord, Monte dei Paschi, la BPM, il credito cooperativo fiorentino di Verdini, insomma, sono tutti esempi negativi da evitare in futuro. Voi ci avete un'idea sul da farsi per cambiare queste cose? Abbiamo qualche idea, ora provo a riassumerla, ma intanto mi piacerebbe sottolineare che il sistema italiano, con tutti i suoi limiti, ha resistito molto meglio di altri alla situazione di crisi nella quale siamo immersi da tanto tempo. Ricordo che negli Stati Uniti, dove c'è un sistema puro di mercato, sono fallite quasi 500 banche, ci sono state nazionalizzazioni, così nel Regno Unito. Quindi con tutte le critiche e gli aggiustamenti che dobbiamo fare, ritengo che vada colto anche questo aspetto positivo, soprattutto in giornate che arrivano addirittura a mettere in discussione la qualità della vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia. Noi riteniamo che la legge Ciampi contenga un principio importante, cioè quello di evitare che le fondazioni di origine bancaria, che sono il canale attraverso il quale la politica, intesa come i governi, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nominano rappresentanti delle medesime amministrazioni
nei consigli delle fondazioni bancarie la legge Ciampi abbia questo principio importante che indica la riduzione della presenza delle fondazioni fino a non avere una partecipazione di controllo. Quel principio era sostanzialmente volontaristico, vorremmo provare a farlo diventare effettivo in modo che la presenza delle fondazioni di origine bancaria nella proprietà delle banche non abbia carattere di controllo. Ritengo anche che vada migliorata la governance della fondazione, previsti criteri di professionalità più elevati per coloro che vengono nominati dalle amministrazioni territoriali nei consigli delle fondazioni, e modifiche che consentono anche di un ricambio di chi è al vertice delle fondazioni. Con queste modifiche credo che possiamo tenere il buono che c'è nella presenza delle fondazioni nel capitale delle banche, perché sono investitori che hanno un obiettivo di lungo periodo, danno stabilità e al tempo stesso minimizzare i rischi che l'ingerenza della politica produca risultati negativi, come è avvenuto nel caso del Monte dei Paschi di Siena. Ma insomma, c'è da crederci, non so, perché il primo passo, abbiamo visto adesso, è stato eletto presidente dell'ABI, uno che è stato addirittura vice segretario del Partito Liberale Italiano, anche se 20 anni fa faceva un altro mestiere. Cioè, è difficile pensare che questa politica mollerà l'osso, perché adesso, diciamo la verità, anche voi avete, ho visto dei dati recenti, una bella quota di rappresentanti come Partito Democratico in tante istituzioni bancarie. No, non in istituzioni bancarie, nelle fondazioni bancarie. Poi credo non sia un crimine aver fatto politica per qualche anno, 20 anni fa. Il neo presidente dell'ABI credo sia stato scelto non per il suo curriculum politico, ma perché è un banchiere da tanto tempo. Dopodiché, appunto, ritengo che quella che si chiama genericamente politica è anche espressione della volontà dei cittadini che eleggono i loro rappresentanti nei consigli regionali, provinciali e comunali, quali poi nominano nelle fondazioni bancarie delle persone che devono avere certamente requisiti di professionalità, ed è vero che non sempre li hanno avuti in questi anni, e non devono avere le fondazioni medesime un potere di controllo. Però insisto a sottolineare che il sistema bancario italiano, con tutti i suoi limiti, ha resistito meglio di tanti altri in una situazione così difficile come quella che abbiamo avuto in questi anni. Grazie. Passerei a un altro telespettatore, ascoltatore, internauta, Daniele Banfi, che ci parla da Milano. Eccomi, buongiorno. Io volevo fare una domanda sulla sanità. Molti nei mesi scorsi hanno dichiarato che il sistema sanitario potrebbe essere un po' a rischio. Io vorrei capire da voi, se non è il governo, come intendete rimodulare le prestazioni, che chi ha più deve pagare di più, insomma, qual è la vostra politica sanitaria e se siete aperti ad eventuali privatizzazioni. Parto ricordando a tutti un dato che spesso viene omesso, cioè che la spesa pro capite per la sanità in Italia è tra le più basse in Europa. Noi spendiamo poco più di 3.000 euro, in Germania si spendono 4.000 euro, in Francia quasi 4.000 euro e così via. Quindi non abbiamo un eccesso di spesa sanitaria, abbiamo un problema di efficienza e di qualità della spesa sanitaria. Una qualità e un'efficienza che in alcune regioni è molto elevata, in altre assolutamente no. Permangono ovviamente sprechi, permangono inefficienze, permangono clientele, quindi vanno affermati standard di costo, ad esempio, omogenei su tutto il territorio nazionale, vanno centralizzati gli acquisti nel sistema sanitario in modo che non ci siano appunto divergenze per uno stesso prodotto da parti diverse del paese. Dopodiché non siamo d'accordo alla privatizzazione anche di parti del sistema sanitario, perché oltre ad essere iniquo è anche profondamente inefficiente. Faccio notare che negli Stati Uniti, dove come è noto c'è un sistema sanitario largamente privato,
si spende oltre il doppio di quanto si spende in media in Europa, si spendono 16 punti di PIL, noi spendiamo 7 punti di PIL per il sistema sanitario e come è noto negli Stati Uniti ci sono 50 milioni di cittadini che non hanno copertura sanitaria, quindi per noi la strada è quella di riqualificare, non fare ulteriori tagli, ma riqualificare il sistema sanitario pubblico perché è garanzia di equità ed è anche potenzialmente garanzia di efficienza. Grazie, questa è una domanda che mi permetto di fare io. In questi giorni, adesso bisogna dire che Monti un po' ha smesso, ma all'inizio della campagna elettorale era una cosa quasi paradossale, l'onorevole Fassina di qua, l'onorevole Fassina di là. Che non è onorevole. Che non è ancora onorevole, ma lo sarà perché il nostro sistema elettorale così funziona, ma insomma, ecco, non so se posso fare una domanda personale, insomma, non si sentiva un po' a disagio a essere additato così come una personalità in grado di muovere miliardi sui mercati o di spaventare gli operatori finanziari? Assolutamente sì, anche perché capisco, diciamo, che il presidente Monti servissero dei bersagli polemici, ma le posizioni che il sottoscritto ha tenuto sono le posizioni che del Partito Democratico e sono posizioni larghissimamente condivise e prevalenti tra i progressisti europei. Mettere in evidenza che la linea di austerità cieca seguita in Europa e di svalutazione del lavoro seguita in Europa non funziona non è una valutazione politica, sono i dati che ci arrivano con cadenza settimanale che mettono in evidenza che i debiti pubblici aumentano ovunque in Europa. Quindi Presidente Monti avrebbe fatto meglio a confrontarsi nel merito, ma credo sia stata, diciamo, una tattica elettorale che poi ha deciso di cambiare perché non si stava particolarmente efficace. Noi siamo europeisti tanto quanto, forse più, del Presidente Monti. Vogliamo che l'Europa dia risposte ai cittadini, perché se l'Europa che ha un segno conservatore in questi anni, ha avuto un segno conservatore in questi anni, continua a non dare risposte, prevalgono i populismi e prevalgono le spinte anti-euro, mentre noi vogliamo andare avanti con l'Europa. Sì, però un altro lettore, Corrado Truffi, ci aveva scritto per mail un'altra domanda, e lui, diciamo, fa analisi, nel senso, condivide l'analisi di Fassina per la crisi dal 2008 in poi, ma sembra a lui che voi PD, ma lei Fassina in particolare, sottovalutiate sistematicamente la bassa crescita di lungo periodo italiana, insomma le cause specificamente italiane della crisi. Dice, per convincere l'Europa a cambiare politiche economiche, e quindi la cosa che dicevate all'inizio, che forse è anche necessario, dice, bisogna essere prima credibili in casa. Come si fa a non avere il coraggio di dire che la nostra bassa crescita è anche colpa nostra, di una pubblica amministrazione efficiente, e lui dice anche di un certo sindacalismo pubblico indecente nella difesa dei privilegi e del sottogoverno? Ma non c'è dubbio che i nostri problemi sono innanzitutto nostri problemi, non a caso, no? Anche prima del 2007 noi crescevamo molto poco, ma insistere sui compiti a casa, che è giusto, è fondamentale, la credibilità è fondamentale, non a caso abbiamo preferito, abbiamo scelto, proprio perché convinti dell'analisi che il nostro amico riproponeva, abbiamo scelto di sostenere il governo Monti, pur potendo fare una scelta diversa a novembre-dicembre 2011. Abbiamo sostenuto il governo Monti perché l'Italia aveva bisogno di recuperare credibilità non soltanto con una figura autorevole come il presidente Monti, ma attraverso delle incisive interventi. Noi li abbiamo sostenuti, noi siamo uno strano paese, si attribuiscono al governo Monti i meriti quando ci sono meriti, si scaricano sui partiti che l'hanno sostenuto i limiti. In realtà il Parlamento è stato responsabile dei primi e dei secondi, le misure che hanno dato credibilità all'Italia sono state approvate, le abbiamo approvate anche quando noi le abbiamo interamente condivise, come è stato nel caso dell'IMU, come è stato nel caso delle pensioni per quanto riguarda gli esodati, come è stato nel caso del mercato del lavoro che ricordavamo prima. Ma appunto insisto che
vi sono due terreni da tenere intrecciati, quello europeo e quello nazionale. Continuare e migliorare una strategia di riforme a livello nazionale non c'è dubbio che condizioni per avere più efficacia nella discussione europea, per cambiare l'agenda europea, che è condizione necessaria, insisto, non sufficiente, ma necessaria per tornare a uno sviluppo sostenibile. Grazie. Darei la parola a Vito Verna che ci parla da Sondrio. Prego. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Io mi una domanda relativa alla riforma del lavoro. Io il ministro Bonino Innocenzi per fare più di sette nulla per me abbia mi riferisco in particolare nel senso che purtroppo facciamo fatica a sentire, ovviamente nella prova che avevamo fatto precedentemente funziona tutto perfettamente. Vediamo prima, magari proviamo fra alla prossima occasione, fra qualche secondo. Intanto allora dare la parola a Maria Laura Antario, che è a Catania, e che anche lei aveva una domanda sulla riforma del lavoro che sembra stia molto a cuore. Sul discorso delle correzioni alla riforma, in realtà già qualcosa aveva risposto Fassina, forse però a qualche richiesta più specifica. Maria Laura. Sì, buonasera. 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 Lei è... Buonasera. Ha dichiarato al Financial Times che non c'è ragione di affrontare una riforma del lavoro come quella promossa dal ministro Fornero. In precedenza però aveva detto che la riforma Fornero avrebbe subito comunque degli interventi anche rilevanti nella prossima legislatura in caso di vittoria del centro-sinistra. Come mai questa inversione di opinione? Forse una mano tesa centristi? Grazie. Grazie della domanda, colgo l'occasione perché questo rilievo è stato fatto altre volte, colgo l'occasione per chiarire. La domanda che è venuta fuori nell'incontro con la redazione del Financial Times a Londra era riferita esclusivamente all'articolo 18 e la domanda era voi cambierete l'articolo 18? La risposta è stata no, non cambieremo la normativa sull'articolo 18 perché sebbene non avessimo ritenuto di dover intervenire sull'articolo 18 abbiamo fatto un compromesso, abbiamo trovato un compromesso che noi riteniamo accettabile, che conserva la possibilità per il giudice di reintegrare un lavoratore o una lavoratrice quando viene licenziata senza giustificato motivo. Nella risposta, ed è correttamente riportato nell'intervista, facevo riferimento al sistema giudiziario perché ho detto se c'è un problema di applicazione della legge miglioriamo l'efficienza del sistema giudiziario, quindi la mia risposta era riferita esclusivamente al punto di quella domanda che era l'articolo 18, mentre su altri punti confermo che vogliamo intervenire. Uno è sul contrasto alla precarietà nelle modalità che indicavo prima, l'altro riguarda l'aumento dei contributi delle partite IVA iscritte alla gestione separata dell'INPS, che è stato un aumento molto pesante di 6 punti percentuali che come ricordavo si scarica sui compensi di quelle lavoratori e di quelle lavoratrici perché non hanno un minimo contrattuale. L'altro punto sul quale vogliamo intervenire riguarda gli ammortizzatori sociali, perché la soluzione che è stata individuata è una soluzione che lascia sostanzialmente scoperti coloro che hanno contratti diversi da contratti standard, mentre noi riteniamo che un'indennità di disoccupazione universale debba essere introdotta affinché si possano coprire tutte le tipologie contrattuali e infine apriremo il capitolo delle politiche attive per il lavoro. L'intervento Fornero aveva originariamente, poi si è perso per strada, l'obiettivo di migliorare le politiche attive per il lavoro, che vuol dire i servizi per l'impiego, che vuol dire la formazione. Quel capitolo è stato completamente
lasciato scoperto, rimane per noi un punto fondamentale e complementare all'intervento sugli ammortizzatori. Quindi nessun cambiamento rispetto all'articolo 18, verifichiamo come viene applicato, non a caso non sosteniamo, non abbiamo sostenuto la raccolta di firme del referendum che pure una parte del sindacato, una parte dei partiti del centro-sinistra sta portando avanti, perché riteniamo che quel punto sia un equilibrio al quale abbiamo concorso e che riconosciamo debba essere sperimentato. Su altri punti invece riteniamo si debbano fare correzioni. Vito da Sondrio, riproviamo, vediamo se riusciamo ad ascoltarti. Sì, mi sentite male? Boh, sembra. Diciamo poc'anzi, Vito, io ti devo chiedere scusa, ma purtroppo non si sente nulla. Però siccome io tu ci avevi anche mandato la stessa domanda per Fassina per iscritto, io mi permetto di rileggerla. Dice, tu dicevi, sono un libero professionista con partita IVA, il nuovo regime dei minimi 2012, poi stando a quanto stabilito dalla riforma Fornero, entro il 2018 lui arriverà, dice Vito, a versare nelle casse dello Stato tra imposta sostitutiva del 5% e contributi INPS per la gestione separata, dice, oltre il 35% del fatturato annuo, dice, una situazione decisamente incresciosa. Dice, soltanto noi che non siamo affiliati ad alcun albo professionale versiamo tanti contributi. Dice, cosa volete fare dal centro-sinistra per fare qualcosa per rilanciare l'economia, dice, e consentire, dice lui, anche a piccoli e giovani imprenditori di fare carriera? Sì, appunto, è l'esempio del punto che ricordavo prima, e cioè l'aumento di contributi che è stato fatto per le partite IVA iscritte alla gestione separata, quell'aumento di 6 punti percentuali che li porterà ad arrivare dal 27 al 33% nel quinquennio che veniva ricordato. A dire la verità, quell'aumento di contributi vuol dire anche maggiore pensione poi quando si va in pensione, quindi andrebbe visto diversamente da una tassa, perché si accumulano contributi ai fini pensionistici. Ma ripeto, a nostro avviso la strada da percorrere è in senso opposto, bisogna ridurre il costo del lavoro, diciamo così, standard, il costo del lavoro alle dipendenze, piuttosto che arrivare a aumenti così forti per le partite IVA. Dopodiché noi pensiamo anche di migliorare un punto che è stato introdotto nella legge Fornero, ma ha un ambito di applicazione molto ristretto, e cioè un compenso orario minimo. Chi lavora con qualunque tipo di contratto non può avere un compenso orario che vada al di sotto di una certa soglia. Oggi questa soglia non c'è e si vivono situazioni di vero e proprio sfruttamento. E chiudo ricordando a tutti che le regole del mercato del lavoro ovviamente rilevano, ma se non riprende lo sviluppo, nessuna regola del mercato del lavoro è in grado di tutelare i lavoratori o migliorare le retribuzioni. Quindi insisto che le politiche macroeconomiche a livello europeo e a livello nazionale sono condizione per migliorare la qualità e la quantità di lavoro, di tutti i tipi di lavoro, perché non è vero che se peggiora il lavoro standard migliora poi il lavoro precario. Purtroppo abbiamo visto che quando va giù il lavoro standard, va ancora più giù il lavoro precario. È il lavoro in generale che dobbiamo migliorare, va fatto con la politica macroeconomica, va fatto con le riforme strutturali, va fatto con interventi specifici come quelli che provavo a indicare. Fabio Malagnino da Torino, credo abbia una domanda un po' prepata per voi. Sì, buongiorno. Volevo chiedervi, in questo momento sull'inchiesta, da un'altra parte, stanno discutendo il fatto che internet e la rete in Italia hanno costruito 700.000 posti di lavoro in 15 anni, e tutti i dati della Comunità Europea dicono che uno sviluppo vero dell'economia digitale potrebbe portare a un impatto forte di crescita sul PIL nazionale.
Di fatto il PD di questa roba non ne sta parlando, cioè il digitale, internet e la rete sono scomparsi, o almeno sono, non sono mai apparsi nel programma elettorale del PD in maniera seria, se non qualche battuta qua e là sui 300 scrutini. Perché il PD non si interessa di queste... Ma no, in realtà, diciamo, nel dibattito pubblico non affiora, come non affiorano tanti altri temi che stiamo affrontando. Vengo da una bella assemblea che abbiamo fatto stamattina per il turismo, con 300 imprenditori del settore turistico. Scommetto qualunque cifra che domani non ci sarà una riga sui giornali o sui media, quindi non considererei quello che affiora come quello che c'è. Ricordo che Bersani, da ministro dello sviluppo economico, lasciò al suo successore 600 milioni per interventi per la banda larga, solo per fare un esempio. Ricordo anche che noi introducemmo un credito d'imposta per investimenti innovativi, quindi questo tema lo consideriamo di grande rilevanza, fa parte di quella attenzione prioritaria che vogliamo dare all'economia reale, che non può essere soltanto o prevalentemente old economy, anche e soprattutto new economy, fa parte di quel capitolo delle politiche industriali che vorremmo rianimare, che è stato assolutamente dimenticato in questi 5 anni. Sì, forse però interpretando anche il pensiero dell'ascoltatore, diciamo, magari lo fate, però nessuno se ne accorge, quindi forse dovete un po'. Non è, credo sia colpa solo dei giornali, probabilmente mettete poca enfasi, e probabilmente ha ragione lui quando dice che lì c'è il futuro, lì ci sono anche molti voti, chi lo sa. Certamente possiamo fare di più, però se si prende la parte del nostro programma che è relativa all'università, alla ricerca, all'innovazione tecnologica, questi punti sono assolutamente affermati. Dovremmo migliorare nella comunicazione, a dare certamente più enfasi. Ma Renzi ci era riuscito, per esempio, su questo tema. Chiederemo a Renzi come si fa. Perché no? Fondo sempre il PD. Assolutamente no? Sì. Ultime due domande con risposte velocissime, perché siamo diciamo al limite dei nostri tempi. Una battuta proprio sul, non so se ne occupa, della cooperazione internazionale, è un tema che però sta molto a cuore ai nostri ascoltatori. Un altro lettore ci scrive, ha visto che lei oggi ha dichiarato sul problema della Fiat, siccome qui non abbiamo paura di niente, ci spieghi un po' cosa pensa della Fiat e di Marchionne. Ma sulla cooperazione internazionale, sì, anzi riteniamo che se ne dovrebbe parlare di più anche in questa campagna elettorale. Quello che sta avvenendo in Nord Africa è straordinariamente importante, l'Europa è silente, non solo l'Italia, è tutta introversa rispetto a problemi pure importanti che la caratterizzano, ma parte significativa del futuro europeo passa per quello che succede in questo caso in Nord Africa. La cooperazione internazionale è un punto importante che certamente non ha l'attenzione che merita. Sulla Fiat, noi siamo assolutamente convinti di dover fare tutto quello che è utile fare per sostenere una delle più grandi aziende italiane, quindi noi siamo contenti che alla Maserati sia stata ieri prodotta la prima auto. In questi mesi ci siamo permessi di sottolineare, da un lato, che le promesse mirabolanti che sono state tirate fuori su Fabbrica Italia in realtà poi sono rimaste nelle slide o nelle pagine di giornali che le pubblicizzavano, non si sono tradotte in investimenti, e che la crisi era già molto forte allora, perché stiamo parlando del 2010. Abbiamo anche messo in evidenza che la qualità e quindi la capacità di conquistare quote di mercato dipende dall'innovazione, non dall'arretramento delle condizioni dei lavoratori. Abbiamo ritenuto un errore l'uscita di Fiat da Confindustria, riteniamo che sia
un problema che vogliamo affrontare, abbiamo delle proposte specifiche, l'esclusione di sindacati dalle aziende che non sottoscrivono i contratti. Noi riteniamo che i contratti che vengono sottoscritti da chi rappresenta la maggioranza dei lavoratori debbano valere per tutti, anche per chi non li sottoscrive. Dopodiché va data piena agibilità sindacale anche a chi non firma i contratti, perché la Costituzione, non è perché vogliamo fare un favore alla FIOM, ma perché la Costituzione prevede che tutti i lavoratori, tutte le lavoratrici possano liberamente scegliersi il sindacato. Quindi noi vogliamo intervenire sull'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori per fare in modo che appunto chi non firma comunque sottostia i contratti firmati dalla maggioranza, dai sindacati che rappresentano la maggioranza dei lavoratori, però poi possa essere presente nelle aziende e fare liberamente, secondo la nostra Costituzione, il suo lavoro. Dopodiché, ecco, vorremmo qualche informazione in più rispetto al programma di investimenti che la Fiat intende fare, proprio perché scottati dalla vicenda Fabbrica Italia. Riteniamo che in ogni caso l'Italia non possa fare a meno dell'automotive e quindi, a differenza di quello che ha fatto il governo Monti, noi non vorremmo limitarci a ascoltare passivamente, ma essere anche parte attiva per costruire le condizioni affinché la Fiat possa avere una presenza importante e utilizzare appieno gli stabilimenti che ha in Italia e guardarci anche intorno qualora la Fiat scegliesse di fare scelte che non considerano l'Italia come un punto di investimento fondamentale. Chiarissimo. Allora, ringraziamo Stefano Fassina, responsabile economico del Partito Democratico. Io sono Alberto Giovannini, dalla redazione romana della Stampa. Un saluto a tutti. Thank you.